Salve a tutti, nell'ultimo blog di Talk Medicina abbiamo affrontato un argomento spesso richiesto dai giovani o dai genitori: quando e perché fare la visita andrologica? Ma io direi di iniziare da subito, appena il ragazzo lascia il pediatra, quindi dopo i 12 anni, sarebbe bene far valutare appunto il piccolo uomo dall'andrologo per verificare quelle che sono le condizioni di normalità dell'apparato genitale. E cosa guardare innanzitutto? La presenza dei testicoli nella sacca scrotale. Non diamo per scontato questa cosa, talvolta vi è la sacca scrotale, ma all'interno non troviamo il testicolo perché è stato trattenuto nella sua discesa nel canale inguinale. Non dimentichiamoci che il testicolo nasce attaccato al rene quando siamo nella pancia della mamma, quindi nell'epoca fetale, e poi si scende verso lo scroto. Talvolta in questo percorso vi può essere un arresto della sua discesa. Termine conosciuto appunto con il nome di criptorchidismo. Il criptorchidismo cosa può comportare? Appunto una mancata discesa, e questo purtroppo può predisporre in futuro a patologie tumorali del testicolo stesso. E inoltre può essere una delle cause principali della infertilità maschile, anche quando il testicolo viene individuato e attraverso interventi chirurgici o stimolazioni ormonali di tipo farmacologico, quindi terapia farmacologica, fatto discendere nella sacca scrotale. Quindi questa condizione è la prima che deve essere chiaramente affrontata e individuata dall'andrologo, banalmente con la visita e con un'ecografia. Sempre a livello genitale dobbiamo escludere la presenza di un frenulo corto o di una fimosi, di un prepuzio stretto che può impedire chiaramente poi in un'età sessualmente attiva il piacere durante la penetrazione. Teniamo conto che talvolta alcune forme di fimosi tendono poi a dilatarsi, a scomparire con le erezioni e coi primi rapporti sessuali, quindi non essere sempre aggressivi da un punto di vista chirurgico. La presenza o meno di un varicocele, anche questo è uno step importante, si fa con la visita e banalmente con un eco color Doppler dei vasi spermatici, tutte chiaramente metodiche non invasive e assolutamente indolori. Ecco, come vedete ci sono già tanti spunti che possono quindi indurci e condurci a portare il nostro figlio a una visita andrologica. Chiaramente poi in base alla presenza di eventuali piccole patologie vi sarà un percorso diagnostico o terapeutico. Teniamo però in mente, ecco, queste patologie più importanti: fimosi, frenulo corto, varicocele e testicolo trattenuto, le condizioni più importanti da verificare. Nel tempo poi si faranno studi sulla fertilità e quant'altro. Sappiamo che la fertilità purtroppo sia molto ridotta per colpa dell'inquinamento ambientale, per cui nell'uomo che sta crescendo, il ragazzo intorno ai 16-18 anni, ove magari vi sia presente anche un varicocele, è buona norma chiedere subito anche uno spermiogramma. E inoltre il ragazzo sarà istruito anche sulle protezioni, sulle manovre protettive nei confronti delle patologie sessualmente trasmesse, e avrà poi un medico con il quale relazionarsi e confidarsi quando ci saranno dei problemi anche inerenti alla sfera sessuale. Bene, con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.